Volevo fare un video introduttivo mega figo, ma ha iniziato a piovere. Quindi ragazzi, questo sarà il mio video, con cui farò un tour con un sacco di voi che siete venuti in questo tour fantastico che ho fatto io e Mangaka. Ciao ragazzi, allora adesso siamo andati con Mangaka al Shinjuku Gyoen, che è pieno di sakura, come potete vedere è bellissimo. E niente, cosa ne pensi? Stupendo, veramente stupendo. Wow ragazzi, è bellissimo. Adesso... Poi la cosa bella è che in questo parco fioriscono tutti i momenti diversi, per cui quando venite in questo periodo trovate o dei ciliegi o degli altri, quindi è bellissimo. Ora esatto. Noi siamo fiorisce in periodo intermedio dove ce ne sono di più. Sì, per due mesi durano, c'è anche una serra qui in questo parco. In realtà in questo parco vi ho già portato l'anno scorso, quindi perché stare qui a rigirare il video quando posso godermi questi fiori? Vi lascio un pezzo del video dell'anno scorso, buona visione! No, scherzo, ve lo faccio anche quest'anno. We are on fire. Wow, che meraviglia. Guardate che spettacolo oggi, questi fiori. Allora, gli ho appena fatto vedere a Mangaka questa mia foto oggettivamente abbastanza figherrima. E lui mi dice: sono sicuro che sia fatta col green screen perché sono tutte identiche. Non è vero, guarda che io sono tranquillamente mettere solo il suo livello con la faccia e poi appiccicare dietro tutte le cose finte. Sai che però non è una brutta idea. Guardate i petali che cadono. Wow. Adesso corriamo, sennò praticamente diventiamo biccia biccia, ovvero Nizzi. Guardate qua tutta la folla di gente che si ripara dalla pioggia. Ma noi anche. Mangaka, ma vi stavo chiedendo, ma se muoio, morirò, divento un fantasma e indosserò l'outfit, sempre lo stesso outfit. Quindi io ti avrò sempre addosso il tuo merchandise. Perfetto. Perfetto, Seba. Voglio un po' di royalty. Giuro, non mi sta pagando per dirlo, però se mi paghi posso esagerare. È veramente bella questa maglia di Mangaka 96, voi lo leggete il 96? Ragazzi, e dopo aver ricostruito la foto di Kimi no Nawa, possiamo non ricostruire quella del giardino delle parole? Dobbiamo riprodurre questa scena. Allora, io farò il tipo o la tipa? E facciamo tutti e due. Sempre la tipa fai. Io faccio sempre la gnocca, ok. Cioè, tu hai messo questa foto su Insta Story e hanno indovinato subito qual era il parco del giardino delle parole. Cioè, wow, ma siete troppo forti. Ehi, ragazzi, volevo riprendere semplicemente Sakura. Però che è successo? Che praticamente Seba c'ha le sue fisse per le riprese, per cui dobbiamo stare qui e mi ma si è appena scaricato il telefono. Ai miei follower non interessano i tuoi punti neri. Siamo qui nel parco del giardino delle parole, lo Shinjuku Gyoen, con questo sole che mi rimbalza in faccia e non mi permette di avere gli occhi aperti. Forse inquadrava anche un po' troppo in alto, però è veramente bellissimo. Continua la nostra... No, era quello là che c'è qualcosa in mezzo, ci siamo sbagliati. Davvero? Sì. Per davvero? Sì. Ragazzi, allora 2 ore che siamo lì a fare la foto lì e ho detto ma guarda che... E non era quello, ma vaffanculo. Alla fine abbiamo scoperto che era questo, mannaggia, vabbè. Comunque noi useremo la foto dell'altro a sto punto. Ragazzi, allora, la tipa si sta facendo un selfie e il tipo le sta facendo le foto a sua insaputa. E il cespuglio le divide. Guarda. Ragazzi, sembra quasi... Mi è nascosto benissimo però. Cioè, bellissimo sta scena. Noi vediamo tutto, ma in realtà lei non vede lui e lui poi dietro non ci può lei, lei non sa di essere fotografata da... Bene. Ragazzi, non so. Lui... molto strano. Ragazzi, non lo so, qualcuno vi spiega. Ragazzi, sono tipo sommerso dai sakura, guardate che meraviglia. Wow. Ragazzi, guardate che spettacolo, è veramente bellissimo. Ecco che è arrivato un po' di sushi da Midori, mamma mia. Guardate quanto ce n'è, sembra buonissimo. Wow, ragazzi, guardate che cosa è arrivato, questo tris di salmone che sembra buonissimo. Allora ragazzi, ciao, ciao Mangaka. Ciao. Cosa vuoi fare oggi?
continuare a dormire. Vorresti andare a Kamakura? Continuare a dormire. Buongiorno principessa. Dai, andiamo a colazione. Dopo. Ti prego. Dai, siamo in ritardo, sono già le 7:30. Arrivo. Chi mi vorrebbe come sveglia personale, scrivetelo nei commenti. Comunque, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi stiamo andando a Kamakura. Saluta. Ragazzi, stiamo andando a Kamakura. Guardate che facce felici. Il treno pullula di gente. Mangaka deve andare in bagno. Siamo adesso davanti al Tsurugaoka Hachiman, che è questo santuario bellissimo che c'è a Kamakura, che dovete assolutamente vedere. Ciao ragazzi, oggi mi trovo a Kamakura e più precisamente stiamo per andare in un santuario che adoro, che è il santuario di Tsurugaoka Hachiman, che è il santuario che è dedicato all'imperatore Oji, che poi hanno poi soprannominato, quando l'hanno fatto diventare un kami, ovvero una divinità, Hachiman proprio, che sarebbe il dio della guerra piuttosto che il dio dei samurai, anche un pochino. Che è dedicato a sua madre e anche a sua moglie. Ci sarà la cerimonia, che è la stessa cerimonia che io ho fatto a Kyushu, sapete, quella con la candela, e si fa anche qui e sarà penso molto simile. Questo prima era un Jinguji, quindi era metà un tempio e metà un santuario. Quindi qui c'erano i due Nyo, che sarebbero quelle due, sai, quei due guardiani che si vedono nei templi buddisti. Mentre dopo la Meiji Jidai, che aveva queste policy che bisognava distinguere tra lo shintoismo e il buddismo, sono stati dati in un altro tempio. E ragazzi, voglio dirvi un piccolo fatto storico legato a questo santuario, che ha visto nel 1200 circa l'omicidio di Sanetomo, che l'hanno ucciso qui, l'ha ucciso suo nipote per poter diventare lui stesso uno shogun. Poi però l'hanno arrestato poche ore dopo, anche se questo ha segnato la fine della dinastia Seiwa Kenji. Guardate che carino, c'è uno scoiattolino qui sopra che si sta mangiando i sakura. Mannaggia. Si è arrivato il pranzo, guardate che cosa abbiamo qui. E ci sono anche i ravioli, una croquette, la zuppa di miso, il riso. Ma guardate che enormi, ci sono tutti questi falchi che ci stanno per assalire. Ragazzi, siamo... Oh mio Dio, oh mio Dio! L'invasione, l'invasione! Ragazzi, sono al mare! Felicità, felicità, felicità! Guardate come siamo tutti allegri. Allora, che dire, ci stiamo divertendo un sacco, siamo andati nel mare di Kamakura. E niente, che dire, siamo stati aggrediti da corvi, falchi e forse aquile. Però adesso ci spostiamo, andiamo a vedere il grande Buddha. Sono anche preso un espresso, proprio mini 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 espresso, che hai gradito molto, vero, l'espresso? Buonissimo, buonissimo. Sì, migliore. Migliore. Migliore di Kamakura probabilmente. E vabbè. Ragazzi, adesso stiamo per andare in un santuario un po' così disperso vicino al Buddha di Kamakura. E niente, vediamo com'è. Stiamo salendo, ci sono tanti tanti gradini. Kimi no na wa. Kimi no na wa. Adesso al contrario. Ok. Come chiama? Quassù si vede addirittura il mare, guardate che meraviglia. Ragazzi, guardate che pranzetto con la soba e mangaka 96. Ti sta piacendo Kamakura? Molto molto bella. Adesso poi andiamo a vedere anche il grande Buddha. Cos'è? Non è un po' molle? Ma perché questo è quando è riposato. Ah, ok. Il camberone ormai è lesso, diciamo. E guardate che cosa è arrivato. Anche un buonissimo gelato al matcha. Guardate che bello, siamo arrivati finalmente al grande Buddha. È enorme, soltanto l'orecchio è alto quanto mangaka. E ragazzi, dovete sapere che questa statua non è sempre stata all'aperto, ma il tempio in legno che l'ha custodita è stato distrutto dallo tsunami che è avvenuto in seguito al terremoto di Nankai del 1498. Vero che è buona?
Qui ci siamo presi una croissant al caramello con la forma del taiyaki. Invece la nostra Mara si è presa un gelato al matcha. Un taiyaki al gusto cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Insieme a Mangaka lo condividerà. Sì, sì, lo condivido con Mangaka. Sì, guardate quanto è buono. Bellissimo. Ragazzi, siamo a cena. Col cuoricino. Cos'è che bisogna dire? Dai. Yeah. Yeah. Oh, wow. La fai. Questa è l'ultima cena. Aspetta. Vabbè. Ho un corpo purtroppo, quindi non puoi. Allora, sapete il teke teke che cos'è? È una specie di leggenda metropolitana. Praticamente è sta donna che è stata tagliata. Può essere anche un uomo in realtà. Che è stata tagliata a metà da un treno. E adesso quando si muove fa teke 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 teke. Giuro. Ragazzi, volete la pizza all'omelette? Sì. Dai, prendiamo sta pizza all'omelette. Volete anche voi? Ne prendiamo due? Prendiamo due pizza all'omelette. Ragazzi, è arrivato il momento di assaggiare la pizza con l'uovo onsen. Questo è un onsen tamago. Sapete che cos'è l'onsen tamago? È quello che è andato alle terme? Sì. No. Ragazzi, da bravo italiano, fa onore alla nostra bandiera. Buona, proprio pure pezzo bruciato, cioè, guarda come se lo gusta. No, ragazzi, sta per finire il Giappo tour. Facciamo la foto? Ciao.